come se fossi la persona giusta. Per quello che dico, devi capire qual è l'ideale di quella persona, perché nel momento in cui l'ideale razionale, no, di questa persona, perché nel momento in cui quella persona lì scatta nella testa, questa è la persona che fa per me, tu l'hai già sedotta, l'hai già conquistata. Se tu appari come la donna giusta o come l'uomo giusto, susciterà interesse e desiderio. Poi devi solo distaccarti. Sembra strano, una volta che hai suscitato interesse e desiderio, ti distacchi, ti allontani, perché a quel punto lì l'hai agganciato all'amo. Cioè il pesciolino o la pesciolina ha abboccato all'amo. E a quel punto lì, se tu ti distacchi, è come se lo tirassi inesorabilmente. Questo è fondamentale. Prima, per suscitare interesse, devi farti percepire come la persona giusta. Quindi, per capire questo, devi, come dicevo, sviluppare una buona empatia, una buona capacità. Non devi concentrarti su te stesso, devi concentrarti sull'altra persona se vuoi sviluppare questa capacità di sedurre, di conquistare, di far innamorare, altrimenti non ottieni nessun risultato. E così susciterà interesse. Il desiderio lo susciti allontanandoti, distaccandoti. Ovviamente c'è una seconda fase in cui devi creare dubbio. Creare dubbio è fondamentale. Creare dubbio vuol dire generare un po' di confusione. Esserci e non esserci, ci sono ma non ci sono. Questo è un punto fondamentale, no? Ci sono ma non ci sono. Ecco, questo va a incrementare ancora di più il desiderio in quella persona. Il desiderio aumenta ancora, ma avviene quasi tutto a livello non verbale, non è che avviene a livello verbale. Di verbale c'è poco fondamentalmente. Le cose principali avvengono a livello non verbale. E poi devi mettere dei vincoli. Questo qua, devi mettere dei vincoli. Una volta che hai ottenuto questo, devi imparare a mettere dei vincoli. Mettere dei vincoli sono delle condizioni. Teniamo presente che però bisogna partire col piede giusto, quindi bisogna suscitare interesse e desiderio. Quindi inizialmente il seduttore o la seduttrice deve analizzare la mente, deve analizzare l'anima della preda, tra virgolette, deve capire quali sono le sue emozioni compresse, deve capire, tra virgolette, quali sono i suoi ideali dell'io, che qual è l'ideale dell'io, devi capire qual è l'imprinting che ha avuto questa persona. Perché questo lo spiega ad esempio sul canale Massimo Taramasco con chi vuole seguire le mie lezioni, basta che fa l'abbonamento base e nel canale Massimo Taramasco imparerà anche a riconoscere l'imprinting, a riconoscere varie cose, perché tu inizialmente da seduttore o da seduttrice devi analizzare la mente e l'anima della persona che ti interessa. Ovviamente la persona più difficile da sedurre sarebbe un Buddha completamente realizzato. Quella è la persona più difficile da sedurre. Le persone più facili da sedurre sono quelle che hanno dei vuoti interiori, sono quelli che hanno dei bisogni da colmare. Quelle sono le persone che sono più facili in assoluto da sedurre, perché come dire, i bisogni sono tanti, milioni di milioni, e quando una persona li vuole soddisfare, diciamo, si affida, a qualcun altro, inizia a pensare che qualcun altro possa, aiutare a sedurre fondamentalmente. Quindi, ovviamente le persone che hanno dei vuoti da colmare, dei bisogni, forti, sono le persone che si seducono di più. Abbiamo fatto degli esempi prima, no? La star decaduta, la donna, diciamo, come dire, sognatrice delusa. La sognatrice delusa ha dei bisogni, no? Perché sogna, però è stata delusa, no? Quindi le delusioni sono persone che cercano dei riscatti. Ecco, quindi queste, una volta che tu hai messo dei vincoli, se la persona accetta il vincolo, praticamente l'hai conquistata. Ovviamente le persone che vogliono sedurre devono creare anche un'aura di desiderio attorno a sé, no? Devono
sapere.